moltissimi anni, mettendo insieme anche dei progetti di cooperazione. Abbiamo costruito due campetti polivalenti di calcio e di pallavolo, abbiamo acquistato un minibus per una fondazione che si occupa di bambini con disabilità. Insomma, Bibicittà ha fatto tanto in questi anni anche da questo punto di vista. Soprattutto da questo vorrei dire, perché è chiaro, la gara in sé è una delle tante, anche se i numeri poi sono molto rilevanti, la distribuzione su tante città è molto rilevante, però ecco, questo abbinamento con dei valori che sono contenuti nello sport, ma insomma evidenziarli così ha un significato in più. Sicuramente. Bibicittà è stata anche la prima corsa che si è svolta a Sarajevo dopo la fine della guerra. Anche la prima corsa che abbiamo fatto, che abbiamo organizzato in Libano, pure questa era nel 2007, anche lì insomma si veniva fuori da una guerra, si è corsi in Africa, insomma siamo stati sempre attenti a quello insomma che succedeva intorno, cercando attraverso una manifestazione sportiva di dare il nostro piccolo contributo a riportare le cose a una sana normalità. Come è normale correre, insomma, no? Certo. La cosa più, come dire, il modo di muoversi più economico, tra virgolette, e anche più pulito. Sicuramente. Bibicittà non inquina. Ah no, assolutamente, a chilometri zero, insomma, perché noi, ecco, rispetto, che ne so, alle grandi maratone che mettono insieme pure quei 40, 50, 60 mila persone che arrivano e si spostano per andare tutti in uno stesso posto, noi mettiamo sempre questi numeri in piedi, ma ognuno corre vicino casa. Quindi si deve spostare poco. Allora noi ci ritroveremo poi domenica alle 9.30, è previsto il via, 9.31, 9.32, poi vedremo, insomma arriverà dalle frequenze di Radio 1 questo via che farà partire la 36esima edizione di Bibicittà. Massimo, grazie infinite. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie a Massimo Tossini, responsabile nazionale di Bibicittà, che immagino sia parecchio impegnato in questi giorni. Ma ti credo io. 34 minuti dopo le 13, Rai Radio 1 Sport.